cancellato, succede più, dato solo lo scritto. Sì, c'è cioè, il direttore del viaggio che ti spiega più o meno come è il film, il tuo personaggio, vai, anello 12, che l'anello è il modo di dire la scena, no? Perché una volta quando c'era il nastro, che si chiamava l'anello, dice il giro di scena, oggi l'anello è rimasto anello, anello 12, tu vai dentro, guardi il tuo personaggio, guardi cosa fa, guardi che faccia, guardi che espressione fa, senti come parla, come si muove, e vai, la provi e la registri. Cioè questa è la difficoltà è questa, devi essere molto veloce nel capire quello cosa sta pensando, cosa sta provando e imprimere queste sfumature. Da lì il discorso che è fondamentale per fare il doppiaggio è essere dei bravi attori, perché il doppiaggio lo fai fisicamente, nel senso che per rendere bene il personaggio ti devi muovere, non è che stai così, capito? Cioè io mi gente non faccio Big Bang Attack! Faccio delle cose, mi metto nella posizione del personaggio come fisicamente si pone e quindi devi muoverti in quel modo lì, nello spazio che hai e quindi fisicamente devi corrispondere per fare mancia, ovviamente faccio altre cose a seconda di quello che ho fatto. Tipo? Tipo? Un esempio? Mi vengono a fare le faccia così, no? Morto, cioè diventa così, cioè non c'è da fare questa faccia qua per dire, donna, e allora? C'è chi cazzo? E sono un altro figlio, accettando che il corpo cambia la voce e viceversa. Quindi è un lavoro un po' complesso, ma una volta che non ho capito come funziona, è tutta in discesa, ma la salita è nuova. C'è tanta salita, tanta strada, c'è sì. Tanto lavoro e deve essere completo, quindi da attore per poi diventare.